Meritalia nasce nel 1987, quindi circa 23 anni fa, e si è sempre occupata di design. Inizialmente, considerando la realizzazione di prodotti su una linea più conservatrice, finché ha deciso di cambiare rotta e rivolgersi al consumatore finale tramite collaborazioni con designer che siano anche artisti. Per questo motivo diversi designer, artisti di fama mondiale hanno da subito accettato con entusiasmo le collaborazioni con noi, e queste collaborazioni sono comunque continuate fino ad oggi, facendo in modo che lo sviluppo del marchio, il brand e quindi di conseguenza le vendite continuassero a incrementare. Quest'anno ci siamo rivolti in particolar modo all'architetto Italo Rota, con cui abbiamo già fatto collaborazioni interessanti anche per quanto riguarda forniture di grossi alberghi, di cui l'ultima è la fornitura e la realizzazione delle aree comuni dell'Hotel Boscolo qui a Milano, che è stato un importante progetto. L'architetto Rota ha progettato per noi la struttura dello stand, che ha avuto un riscontro molto positivo ed accattivante nei confronti del pubblico. Ha presentato inoltre con noi il suo nuovo prodotto, così anche come Gaetano Pesce, con cui la collaborazione continua da diversi anni. Una grossa innovazione quest'anno è stata portata dalla collaborazione con la Poelcan, che per la prima volta con Meritalia ha presentato una collezione di design. La collezione si chiama Officina, da cui la Poelcan ha tratto ispirazione soprattutto facendo riferimento alle sue origini e al mondo dei motori. È una collezione, unitamente a quella di Gaetano Pesce e comunque anche di altri designer che hanno deciso di collaborare con noi, che ha avuto un riscontro molto positivo, che ha avuto più di 2000 presenze. Meritalia, producendo un prodotto di design, ha deciso anche di rivolgersi a una clientela di nicchia. Quello su cui principalmente lavoriamo è l'innovazione e la ricerca, che per noi sono due aspetti molto importanti. L'innovazione quest'anno è rappresentata dalla collezione Officina di La Poelcan, con cui abbiamo stretto questa collaborazione cercando di lavorare sui materiali, sulle tecnologie e su tutti gli elementi presi in particolare che stabiliscono poi l'uniformità del prodotto. Per quanto riguarda la ricerca, con Gaetano Pesce quest'anno abbiamo presentato un prodotto che si chiama Senza Fine, che rappresenta una grossissima ricerca da parte nostra, che è durata diversi mesi e quasi un anno, che abbiamo deciso anche di rappresentare mostrandola al cliente presso il nostro showroom in via Durini. È una poltrona realizzata in poliuretano che diciamo è partita con una sperimentazione da cui il prodotto inizialmente aveva un peso di 140 kg circa, fino ad arrivare alla situazione odierna, dove il prodotto che siamo riusciti a presentare ha un peso di 25 kg, può essere utilizzato per gli esterni ed è molto accattivante ed innovativo. Per noi, la ricerca essendo importante, era un elemento caratterizzante
che abbiamo deciso di rappresentare nel nostro showroom, dove visitandolo è possibile seguire un percorso attraverso cui è possibile toccare con mano i prodotti che hanno fatto parte delle diverse tappe della sperimentazione, che ci hanno permesso di arrivare a questo risultato e di offrire il servizio migliore al cliente, facendogli capire che abbiamo presentato dei prodotti che sono stati studiati, ricercati e comunque a cui l'azienda tiene in modo particolare. Un altro risultato della ricerca dell'innovazione di cui Meritalia si occupa è portato quest'anno dal prodotto che Italo Rota ha presentato con noi, che si chiama Origin du Monde, che è in ogni caso a livello di materiali un ottimo risultato per quanto riguarda la presentazione di prodotti nuovi ed accattivanti. E ancora il prodotto No Design di Mario Bellini, che rappresenta una chiara e tipica evoluzione di un prodotto che ha avuto molto successo, che si chiama Via Lattea, che con Mario Bellini abbiamo presentato. Via Lattea è passato dall'esposizione del prodotto in ambienti esterni come terrazzi e patio coperti al risultato del prodotto per gli ambienti interni. Quindi No Design rappresenta il chiaro risultato dell'evoluzione di Meritalia e della ricerca che è stata portata durante quest'ultimo anno.